Di nuovo ben ritrovati a tutti, come state? Spero bene, in realtà non avete i microfoni attivi e quindi non avete la possibilità di esprimervi, però siamo felicissimi di ritrovarmi qui anche questa sera per questo ennesimo appuntamento del Giro d'Italia in 10 webinar. Questa sera a condurci per le strade, per la storia di Roma, sarà ancora la nostra amica Stefania. Ciao Stefania. Ciao. E questa sera faremo un viaggio attraverso altri livelli di lettura di questa unica città che è Roma, unica come tante delle città che abbiamo in Italia e che in qualche modo sono anche rappresentate all'interno del nostro gruppo, cioè di Si Studia l'Italiano, che vi ricordo è un gruppo di scuole che annovera la scuola di appartenenza di Stefania a Roma, il Centro Linguistico Dante Alighieri, il Centro di Milano, l'Istituto Venezia a Venezia, la Scuola Machiavelli a Firenze e la Scuola Babilonia a Taormina. E oggi, dicevo, Stefania ci porterà alla scoperta di Roma tra utopia e realtà, come dice il titolo. E nell'introduzione che avete forse già letto, tra Villa Borghese e Via Flaminia, Stefania ci condurrà alla scoperta di due luoghi straordinari e forse sconosciuti ai tanti. Due luoghi che sono simbolo di creatività. Uno è la Casa Atelier di Henrik Christian Andersen, che è stata destinata ad essere la sede internazionale delle arti. L'altra, la Villa Alfred Stroessel, che è un laboratorio di idee artistiche, di idee letterarie, di idee filosofiche. E quindi oggi faremo una fuga dal possibile all'impossibile. Io quindi vi lascerei volentieri nelle mani e nella voce di Stefania. Quindi Stefania, quando vuoi, condividi il tuo PowerPoint. Sì. E ricordo a tutti che qualsiasi domanda la potrete fare sulla nostra chat e alla fine del webinar Stefania sarà felice di rispondere alle vostre curiosità. Buon webinar a tutti. Allora, buonasera a tutti. Eccoci di nuovo nella città di Roma. Roma, diciamo, è conosciuta come una città storica, antica, ma in realtà Roma nasconde posti che non tutti conoscono, come appunto il Museo Andersen e la Villa Alfred Stroll. E diciamo che sono due grandi utopie. E cos'è l'utopia? L'utopia è un altro luogo che l'uomo, l'artista, cerca di creare come un altro mondo. E nelle epoche storiche in cui il principio di autorità discendeva direttamente da una legge superiore, dal divino appunto, naturale e immanente che fosse, l'arte è stata rappresentazione, visione, espressione di questa legge. Non si può quindi parlare di utopia fino al Rinascimento, non solo perché il neologismo utopia lo conia Tommaso Moro, e in questa utopia non c'è un rimpianto di un passato cristiano che non c'è più, ma c'è una speranza, una ricerca, un pensiero che narra un altro topos, cioè un altro luogo, un mondo diverso. L'utopia arriva come sfida estrema dell'uomo a Dio. L'uomo può sperare di sognare un altro mondo qui in terra e non aspettare il breve passaggio terreno, non aspettare la morte per una vita diversa. L'esempio viene dalla scoperta dell'arte antica, l'arte greca e romana,
così come dalla rilettura fuori dal dogmatismo cristiano dei grandi testi dell'antichità, l'ideale del bello, la scultura del corpo dell'uomo e della donna, la forza simbolica della mitologia classica sono fonte inesauribile di ispirazione alimentata dai grandi scavi archeologici. L'uomo può sognare di volare con Leonardo, che pensa di farlo con l'ingegneria e che poi capisce che solo dallo studio del volo degli uccelli l'uomo avrebbe imparato a volare. Ciò che connette, ciò che lega questa tendenza utopica è la speranza di cambiare. È il fondamento di un'idea di progresso, il miglioramento delle condizioni della vita umana, il rifiuto di una posizione, come dire, subalterna e passiva rispetto ad una legge superiore. Ma quel che è certo è che l'affermazione di una società perfetta o sulla via di una perfezione assoluta è ciò che spinge Christian Andersen e Alfred Stroessler al sogno utopico. Questi artisti si mettono nella posizione dello scrutatore, rompono un sistema di relazioni, di critici, di gallerie, di musei e riportano l'arte nelle pieghe della società. L'arte è utopica, sì, l'arte è utopia quando è libera e critica il potere. Le opportunità culturali fornite da Roma Caput Mundi hanno attratto da sempre un flusso ininterrotto di artisti migranti, Christian Andersen e Alfred Stroessler, qui a Roma poterono trovare ispirazione nell'arte antica, ritrovare, diciamo, in essa l'ispirazione per realizzare i loro progetti utopici. Ecco Christian Andersen, che è nato a Bergen in Norvegia nel 1872, fu costretto da bambino ad emigrare con la famiglia in America, dove iniziò la formazione artistica. Per perfezionare gli studi, nel 1894 Andersen intraprese insieme ai due fratelli, che erano anche loro artisti, un viaggio in Europa e anche in Italia. Al termine di questo viaggio, Andersen decide di stabilirsi a Roma, dove visse per 40 anni. Qui il giovane scultore, oltre a visitare i musei, a studiare i capolavori dell'arte presenti a Roma, soprattutto l'arte rinascimentale, si fece conoscere e apprezzare come ritrattista di personaggi importanti, scrittori, giornalisti, politici, intellettuali americani, riuscendo così gradualmente ad entrare a far parte di quella elite culturale straniera molto presente a Roma. A Villa Andersen ogni cosa racconta della sua gloriosa utopia, questo sogno che divenne per Andersen quasi un'ossessione, rimasta inalterata nel tempo, sia nelle linee architettoniche, sia nelle opere custodite all'interno. La villa racchiude il gusto personale di Andersen e al contempo il gusto generale dell'epoca, lo spirito del tempo di cui appunto si fa portavoce. L'eccezionalità di questa casa museo sta dunque nel suo, come dire, nel suo valore non solo artistico, ma anche storico-sociale, essendo una galleria di scultura, ma anche e soprattutto un centro di riflessione sull'architettura e sull'urbanistica basato sull'idea che il progresso e l'arte potessero affrancare
l'umanità da ogni bruttezza e meschinità. Il Museo Andersen è uno straordinario esempio di atelier, di casa atelier. È un luogo ricco di fascino e questo museo viene aperto al pubblico solamente nel 1999. È ospitato nell'edificio progettato dallo stesso Andersen tra il 1922 e il 1925 e poi è stato donato alla sua morte nel 1940 allo Stato italiano con tutte le opere al suo interno, gli arredi, le fotografie, le sculture, le pitture, eccetera. La struttura della palazzina di Andersen è la tipologia della palazzina con studio atelier. Si inserisce già in un contesto molto, molto bello, armonioso, perché è vicino al Tevere e subito dopo la Porta del Popolo, Piazza del Popolo. Il villino, come noi vediamo dalla foto, è dedicato alla madre Hélène. All'interno rispecchia, diciamo, le scelte artistiche del proprietario di Andersen, che in uno stile tra neorinascimentale e liberty alterna stucchi e sculture, decorazioni pittoriche di gusto floreale. L'interno invece, in modo razionale, suddivide la parte privata, che è la parte alta della palazzina, dai piani inferiori, dal piano terra, dove lui fa costruire due grandi atelier. Uno formato dalla galleria o sala di rappresentanza per le esposizioni delle opere finite e dallo studio o laboratorio per la modellazione appunto delle forme per l'ideazione delle sue opere. Qui vengono accolte monumentali statue. E ovviamente molto importante è troviamo i disegni del suo progetto per il World Center of Communication. L'attività di Andersen fu esclusivamente incentrata appunto sulla creazione di questa utopistica città, la città mondiale, destinata a essere, come dire, sede internazionale di un perenne laboratorio di idee nel campo delle arti, nel campo delle scienze, del pensiero filosofico, religioso e del culto della forza fisica. Questa città, sarebbe dovuta sorgere, sarebbe dovuta perché non è mai stata realizzata, a pochi chilometri da Roma, cioè vicino il Fiumicino, ok? Quindi vicino al mare. Andersen scrisse un testo molto importante dal titolo La Fontana della Vita e in questo libro lui anticipa molti dei concetti del suo progetto per una città mondiale. Non a caso la città mondiale che lui progetterà si svilupperà attorno a questa fontana della vita. Allora, solo nel 1913, quindi successivamente, Andersen pubblica un volume, che un gigantesco volume che pesava 5 kg, in cui illustrò il progetto della città mondiale e le idee che c'erano dietro di esso. Per comprendere appieno il progetto dobbiamo prima di tutto premettere che esso venne elaborato in un momento storico in cui si sperimentavano forme di internazionalizzazione, scambio e amicizia tra i popoli. In questi anni, nascono le Olimpiadi dell'era moderna, che viene
dato un forte impulso anche alle esposizioni internazionali e che nasce, per fare un ulteriore esempio, la lingua, l'esperanto, una lingua artificiale per unire tutti i popoli, sviluppata appunto tra il 1872 e il 1887 dal medico e linguista polacco Zamenhof. In questo contesto culturale internazionale, diciamo, Andersen decide di immaginare una grande città mondiale in cui tutti i popoli avrebbero potuto vivere in amicizia, pace, armonia, sotto l'insegna dell'arte, che per lo scultore era il motore di questa visione utopica. Una sorta di capitale del sapere umano e con esso del genere umano. Questa è la Fontana della Vita, una parte della Fontana della Vita, doveva infatti essere il monumento centrale intorno a cui si sarebbe sviluppata la città mondiale. Andersen si preoccupò molto di questa opera, della quale si possono vedere presso la sua casa museo numerose bozze preparatorie. Tale monumento sarebbe dovuto essere di dimensioni imponenti, gigantesche, su più livelli, il primo dei quali sarebbe stata una sorta di piazza con spazi occupati da diversi gruppi di sculture. Tutte le sculture presenti nel monumento della fontana sarebbero dovuto essere allegorie. Allegorie si intende tutti quegli oggetti che rimandano a dei concetti. Quindi l'allegoria è questo: le diverse fasi del giorno, la gioia di vivere, la preghiera, il progresso dell'umanità, la felicità, eccetera. La città di fatto sarebbe stata l'emanazione di questa celebrazione del pensiero, del progresso e dello sviluppo dell'uomo. Ecco. La città inoltre si sarebbe affacciata direttamente sul mare, come possiamo vedere da queste barche nel disegno, con un grande porto che avrebbe dovuto simboleggiare il fatto che le persone di tutto il mondo sarebbero state benvenute, fatto che sarebbe stato ulteriormente sottolineato dalla presenza di due statue colossali, di un uomo e di una donna con le braccia alzate. Sono alte, erano, diciamo, alte queste statue, dovevano essere alte 80 metri e avrebbero, diciamo, funzionato anche come fari per le navi, con una simbologia quindi secondo cui l'umanità, l'unità anzi dell'umanità avrebbe illuminato l'umanità intera. Ci sarebbe poi stato uno spazio per un quartiere olimpico della città. Ricordiamo di nuovo che le Olimpiadi dell'era moderna avevano da pochi anni iniziato ad essere disputate, quando Andersen mise nero su bianco questo progetto di città mondiale. In questa area della città situata a ridosso del porto sarebbe stato realizzato un immenso stadio. Qui, ecco, è presente la forza fisica dell'uomo. Uno stadio che avrebbe, diciamo, avrebbe avuto più di 300.000 posti a sedere, con campi da gioco per tutte le discipline sportive conosciute ovviamente all'epoca. E avrebbe avuto anche un bacino idrico e, diciamo, edifici dedicati a tutta la cultura e alle scienze, fino ad arrivare
alla grandiosa piazza della Fontana della Vita. All'opposto del porto, collegato alla piazza della Fontana della Vita, da un lungo viale sarebbe dovuto sorgere un grande monumento in una piazza circolare, la Torre del Progresso, altro monumento che avrebbe incarnato lo spirito della città mondiale, in cui tutte le persone avrebbero dovuto vivere unite, elevandosi al progresso tramite l'arte. Cosa fu di questa città? Appena un anno dopo l'uscita del libro che illustrava la città mondiale, sarebbe scoppiata la Prima Guerra Mondiale, mettendo quindi imperi, popoli, nazioni gli uni contro gli altri in un conflitto che avrebbe causato milioni di morti, di vittime. Non esattamente il clima auspicato da Andersen nel suo progetto, che non a caso viene accantonato, viene messo da parte. Andersen lo aveva presentato, questo progetto, addirittura a Benito Mussolini. Il concetto di unità tra le nazioni e tra i popoli, alla base appunto del progetto di Andersen, era più o meno lontano dall'ideologia fascista, ma va anche detto che l'idea di un progetto che avrebbe dato immensa importanza all'Italia e a Roma e di un luogo che fosse il faro dell'intera umanità da realizzare a pochi chilometri dalla capitale, da Roma, era sicuramente qualcosa che non lasciava indifferente Mussolini. Il duce Mussolini avrebbe accolto di buon grado la proposta di Andersen, al quale avrebbe promesso di fornire appunto i terreni vicino all'aeroporto di Fiumicino. Ma purtroppo questo non accadde. Ma sappiamo una cosa, perché a Roma c'è presente un intero quartiere chiamato EUR, e viene progettato negli anni 30 dal fascismo, e EUR significa appunto Esposizione Universale di Roma. Avrebbe dovuto organizzare il tutto per il 1942, ma ovviamente con l'avvento della Seconda Guerra Mondiale questo non è successo, e purtroppo l'EUR, l'Esposizione Universale di Roma, verrà spostata e costruita gran parte solo dopo la guerra. L'EUR, l'Esposizione Universale di Roma, aveva... l'idea non era quella di mostrare al mondo quanto l'unità delle nazioni e dei popoli, ma avrebbe, secondo Mussolini, voluto esaltare la città di Roma. Comunque, non c'era molta affinità con l'idea utopica di Andersen. Il World Center of Communication, questa città sarebbe dovuta essere una sperimentale capitale mondiale, priva di un preciso ruolo politico in cui potesse essere riunito il meglio dell'Occidente. Il meglio qui si intende tutta la sapienza, la conoscenza artistica dell'Ottocento, con grandiosi edifici e sculture monumentali. La planimetria doveva essere molto semplice, a scacchiera, ed è la planimetria della scacchiera, è la tipica planimetria usata dall'antica Roma, okay, dove gli edifici vengono collocati in modo ordinato. Sono presenti il centro olimpico, il centro artistico, il centro internazionale, le belle arti, l'auditorium, il conservatorio, la scuola di pittura, l'orto botanico, lo zoo, c'era di tutto.
e il centro scientifico, addirittura la stamperia dove potevano stampare direttamente gli scrittori i propri libri. Quindi questa città ideale doveva rispondere a criteri razionali, un luogo felice, una città ben governata dove tutto era funzionale e tutto doveva corrispondere all'idea di bellezza e armonia, considerate come il bene dell'anima. Ma che cos'è la bellezza? E che cos'è il bene? Per i greci bellezza e bene erano due cose che andavano insieme. Se una cosa, se una persona, un politico, per bellezza si intendeva non solo la parte estetica, ma anche la parte morale, interiore dell'uomo. Quindi se un uomo era un politico, era bello, doveva essere per forza anche buono. Quindi ecco che il bene e il buono devono camminare insieme. Ma ancora, ma perché la bellezza salva l'anima? Allora, se avete presente le statue classiche greche, sono bellissime perché sono proporzionate, hanno equilibrio. Tutte le statue, tutte le facce delle statue classiche greche non esprimono nessuna emozione, perché l'emozione aveva il potere di rompere questo equilibrio. L'emozione non doveva far parte della bellezza, intesa come appunto la intendevano i greci. Un esempio facile per capire ancora meglio: se noi andiamo a passeggiare dentro un quartiere, una zona di una città dove l'architettura non ha senso di proporzione, non è decorata, non ha un equilibrio urbanistico, noi passeggiando al suo interno proviamo una sensazione non di benessere. Non stiamo bene con la nostra anima passeggiare per un luogo che non ha proporzioni, che non ha equilibrio nel suo interno, mentre passeggiare in una parte della città dove tutto è ben organizzato sul piano proprio della bellezza armonica, la nostra anima si sente bene. Perché? Perché si sente come appacificata con ciò che ha attorno a sé. L'uomo ha bisogno della bellezza, ha bisogno di questa bellezza, perché la bellezza significa equilibrio. Platone ci insegnava che il bravo auriga è colui che sa portare in equilibrio il cavallo bianco e il cavallo nero. Quindi queste due opposizioni dovevano essere insieme, camminare insieme. E questo, diciamo, il concetto di bellezza ricercata da molti artisti, e in particolar modo da questi artisti utopici che vogliono creare un altro mondo. La maggior parte della produzione di Andersen comprende sculture di gesso, sculture di bronzo, e tutte ruotano attorno ai temi allegorici dell'amore. Ma pensandoci bene, amore, che significa amore? In italiano
la parola amore ha una etimologia molto, molto importante. La A, che è una particella privativa greca, significa senza. Quindi se io dico ateo, intendo senza Dio. E amore significa senza morte. Quindi l'amore è un'allegoria grandissima, meravigliosa. Ovviamente tra le allegorie come dell'amore, perché anche per i greci l'amore era qualcosa di fondamentale, perché è solo l'amore che spinge l'uomo a andare avanti e a costruire, a creare, è solo l'amore. Quindi l'amore è un motore per l'uomo. Ovviamente, eccole qua, sono statue gigantesche, fanno impressione quando si entra nel museo Andersen, perché ci sentiamo sovrastati da queste grandi statue. Eccolo. C'è anche il vigore fisico. Perché c'è il vigore fisico? Io sono sicura che voi conoscerete sicuramente le sculture di Michelangelo. Anche Michelangelo fa delle sculture vigorose, imponenti, sia maschili che femminili. Ma perché? Perché questa rappresentazione vigorosa del corpo? Qual è il concetto base che spinge gli artisti come Michelangelo o in questo caso Andersen a rappresentare questa forza? È che dietro l'idea di questi corpi così muscolosi, così vigorosi, c'è l'idea esistenzialista, cioè questo. Allora, l'uomo nasce, cresce e muore, e quindi l'uomo deve, come dire, vivere sempre con l'idea di questa morte, e chi riesce a progettare la propria vita, a viverla in modo profondamente, a vivere l'amore e tutto il resto, è un atto eroico. Questo Michelangelo diceva. Michelangelo diceva: vivere è un atto eroico. Per vivere bisogna essere eroi. Eroi perché dobbiamo affrontare la morte, dobbiamo superarla e continuare. E quindi Michelangelo, come Andersen, non fa differenza tra corpo maschile e corpo femminile. Per lui è importante la rappresentazione di questa umanità eroica, forte. Ovviamente c'è anche la maternità, quindi la continuità della vita. La maternità, l'intelletto, che trionfa sulla forza bruta, quindi efficacemente rappresentati nelle imponenti figure che stiamo guardando, di eroi, di eroine che popolano i due grandi atelier del piano terra della villa Andersen. Avete qualche domanda? Va bene? Okay. Grazie. Continuiamo a vedere le grandiose statue. Gran parte di queste statue dovevano andare proprio a formare questa fontana della vita, Sono gran parte... Eccoli. Tutti sono vigorosi. Ma se voi fate caso, anche Andersen non esprime nessuna emozione sulle facce, sui volti di queste statue, ma mantiene questo equilibrio e proporzione.
tipico dell'arte greca. Vi lascio ammirare stando un po' in silenzio. Sono corpi anche danzanti, vedete, ballano, danzano, danzano alla vita, all'amore. E questi sono tre cantanti, tre atleti che cantano. Cantano prima di iniziare le loro prove olimpiche. Abbiamo visto quindi l'atelier di Andersen, questa invece è la parte superiore, la sua abitazione, dove tutto è rimasto com'era e che si può visitare. Troviamo sulle pareti molti ritratti che Andersen all'inizio della sua, diciamo, permanenza a Roma realizza. Adesso nei piani alti c'è anche una caffetteria, una parte dove si può sostare e leggere un libro, studiare, c'è una bella terrazza che dà vicino al Tevere, quindi è un posto molto accogliente per visitarlo. Ora passiamo a un altro personaggio con idee utopistiche, forse più meno grandi di quelle di Andersen, ma sicuramente l'intento di Alfred Stroelfer è quello di creare un ambiente ideale dove tutti gli artisti di tutte le discipline potevano incontrarsi, avere uno spazio dove lavorare, dove stare tranquilli, dove potevano esprimersi liberamente. La villa è una grande villa vicino, eccola, vicino Villa Borghese. Si estende sui colli che si affacciano su Via Flaminia. La villa attualmente è proprietà dello Stato francese ed oggi è sede del Lycée Chateaubriand, quindi c'è il liceo all'interno, però comunque può essere visitabile. Il marchese Alfred Stroll è un artista, un mecenate alsaziano dell'Alsazia, quindi la parte orientale della Francia. Infatti il suo nome è tedesco, quindi è nei confini. Questo artista e mecenate si diletta con la poesia, la pittura, la scultura, la musica. All'età di 40 anni decide di stabilirsi a Roma. A Roma cerca pace, dice. E quindi da questa città lui non si sposterà più. Sia Andersen che Alfred Stroelfer sono entrambi sepolti all'interno del cimitero cattolico a Roma, che è molto molto bello. Anche questo cimitero sarebbe da visitare. Allora, a Roma cerca pace, stavo dicendo, nel suo volontario, perché è un volontario esilio, aggiunge proprio quando è a Roma un altro nome, Alfred Stroll, e aggiunge Fern. Fern
significa in tedesco lontano. Ma lontano da cosa? Perché Alfred Stroll aggiunge al suo nome lontano? Probabilmente lontano dal suo paese di origine, per trovare un luogo di pace che lo rifacesse conciliare con la natura, una natura selvaggia. Non a caso il giardino della villa Alfred Stroll è un giardino all'inglese, dove tutto cresce in modo un po' non regolare. E perché il giardino all'inglese è capace di riportare l'uomo e l'arte nell'antica unione. E nel 1879 Alfred Stroll Fern acquista questo grande terreno vicino Villa Borghese e 80.000 metri quadrati, quindi un enorme terreno. Il marchese qui realizza una propria villa e il parco attorno era formato quasi da una città proibita. Era proibita a chi non era artista, a chi non sapeva creare. Era proibita alle persone, diciamo, che non lavoravano con l'anima all'arte. E questo giardino che lui fa realizzare è un raro esempio a Roma di giardino romantico, il giardino all'inglese, perché noi conosciamo il giardino all'italiana, che è il giardino razionale, dove tutte le piante vengono tagliate in modo razionale. E crea un giardino favoloso, perché lui mischia insieme piante vere con piante finte, alberi di cemento e alberi veri, fontane con finti stallattiti, vasche, pesci, ponti, tutto immerso in una vegetazione che lui fa una distinzione. Nella parte nord, una vegetazione nordica, tipicamente nordica. A sud, una vegetazione tipicamente tropicale. Quindi lui già fa anche una divisione interna. E amava moltissimo le rose, quindi il giardino era disseminato di rose, la rosa canina, la rosa bianca. C'era anche un frutteto dove potevano mangiare la frutta e l'orto, raccogliere la verdura fresca. E nel suo interno c'erano grandi serbatoi d'acqua, di acqua che serviva per innaffiare questo grande parco, ma anche per bere. E si formavano anche delle grandi piscine, e queste piscine erano popolate di pesci veri, ma anche di pesci finti, di sculture. Erano lì queste rane, i pesci rossi, un po' così, tra realtà e finzione. Il sottosuolo, per esempio, era, come dire, un intrico di labirinti, di cunicoli, caverne, che lui fa realizzare appositamente per dare, come dire, una sorta di un'aria misteriosa, di qualcosa di strano. Lo scopo di questa villa era quello di creare una sorta di comunità ideale in cui gli artisti provenienti da tutto il mondo potessero vivere e lavorare liberamente, pagando solo un piccolo affitto. Ma l'importanza era quello di scambiarsi idee tra loro, parlare tra loro. Quindi fin dal 1882 iniziarono a giungere i primi artisti, e nell'arco di 80 anni
negli atelier della villa si sono alternati pittori, scultori, poeti, fotografi italiani e stranieri di tutte le, diciamo, le correnti artistiche. Che cosa fa in questa villa? Per ospitare questi artisti lui fa costruire tutti piccoli studi, quindi ogni artista aveva il suo spazio. E anche dopo la sua morte questa villa continuerà per molto tempo a ospitare artisti, e infatti è proprio che grazie alla villa Strohl-Fehrn, che a Roma nasce nel 1900, diciamo, la cosiddetta scuola romana. La scuola romana, che è la scuola della pittura del Novecento più importante. La villa Strohl rappresenta dunque un simbolo della cooperazione culturale e artistica, una fucina di idee, verranno in questa villa moltissimi artisti. Diventa un rifugio. Tantissimi artisti purtroppo vivevano della propria arte e quindi non avevano i soldi per pagare l'affitto, eppure Alfred Strohl li ospita comunque gratis, senza pagare. Quindi chi poteva pagava, chi non poteva non pagava. L'importante è che si lavorasse. Adesso, ecco qua, l'interno. Vi faccio vedere questo piccolo studio che si vede, molto piccolo. Una foto nel giardino, tutti gli artisti che si incontrano, parlano, discutono sulla vita, sull'arte. È fondamentale perché questi artisti si slegano da tutti i meccanismi dell'arte che veniva mercificata. Non avevano bisogno di gallerie, non volevano avere, come dire, l'intento di vendere i loro quadri a tutti i costi. Per loro era importante creare, fare. Oh, adesso andiamo a vedere alcuni artisti. Questo è un artista russo che sviluppò la sua arte in tutte le forme, la pittura dal vivo, la grafica, la scultura decorativa, decorazioni teatrali, eccetera. Le sue opere sono di carattere simbolista, no? È una corrente artistica attiva proprio tra il 1800 e il 1900. Il pittore inglese, con le sue opere di ispirazioni pre-raffaellite. Quando noi vediamo delle opere così precise, così con questi colori accesi, siamo davanti a delle opere pre-raffaellite. Ma era una corrente artistica che si è sviluppata alla fine dell'Ottocento con l'intento di riportare l'arte e la pittura al candore, alla semplicità, all'ingenuità dell'arte prima di Raffaello. Ecco perché si chiamano pre-raffaelliti. Lo scultore austriaco-americano era, diciamo, anche pittore e fotografo. E nel suo studio, dentro la villa Strohl, conviveva con una donna italiana, Barbara Leoni, che era, ahimè, il grande
amore di Gabriele D'Annunzio, e che invece questa donna, Gabriele D'Annunzio, la perde perché abiterà con questo pittore all'interno della villa. Oh, grande poeta Maria Rilke, scrittore, poeta, drammaturgo, ovviamente austriaco, considerato uno dei più importanti poeti di lingua tedesca del XX secolo. Risiede proprio nella villa Stroll tra il 1903 e il 1904, per un anno. E proprio nel pittoresco studio a ponte, era l'unico studio a ponte perché c'era un lago vicino, quindi era lo studio più bello che Alfred Stroll lascia al grande poeta. Questo è uno scrittore e diplomatico francese, fu un romanziere, autore di molti saggi e racconti, un commediografo, un giornalista e poeta. È ritenuto questo artista, scrittore, uno dei padri dello stile moderno della letteratura francese. Quindi anche lui era a Villa Stroll. Un italiano, Francesco Trombadori, realizza opere figurative, paesaggi dai tratti un po' metafisici alla maniera di Giorgio De Chirico. I suoi eredi attuali, perché gli eredi sono ancora viventi, Duccio Trombadori è vivente, e diciamo che si sono adoperati affinché lo studio del loro nonno arrivasse fino a noi, intatto. Eccolo, è l'unico studio rimasto intatto, proprio perché, essendo un artista italiano che viveva appunto a Roma, i suoi eredi attuali hanno fatto in modo tale che questo studio non venisse toccato. E dunque rimane l'unica testimonianza vera e propria. E poi il grande Carlo Levi. È stato uno scrittore, pittore antifascista italiano, tra i più significativi narratori del Novecento. È famoso per il romanzo Cristo si è fermato a Eboli. Eboli è una piccola città brutta, prima a Napoli, brutta. Quindi Cristo si è fermato ad Eboli vi fa capire che dopo Cristo non è andato verso il sud, si è fermato lì. E questo perché intitola questo romanzo in questo modo? Perché lui, attraverso questo romanzo, si fa portavoce della questione meridionale, perché la questione meridionale dell'Italia meridionale è sempre stata un grande problema, sicuramente nel dopoguerra, e quindi era diciamo, la parte dell'Italia più povera, e dunque questo Cristo che non scende oltre Eboli, rimane là. Entrando ovviamente nel Museo Andersen o nella villa Alfred Stroll Fern, è come entrare in uno spazio senza tempo, dove veniamo colti da un esaltante benessere dell'anima. Pensare solo che in questo parco della villa Stroll Fern hanno parlato, hanno passeggiato artisti così tanto importanti che hanno fatto la storia all'interno dei loro paesi, è molto appagante. Oppure entrare nel Museo Andersen, dove
possiamo passeggiare sotto le statue gigantesche e sentirsi, come dire, protagonisti, parte di questa città mondiale che non ha mai potuto realizzare concretamente, ma che possiamo sentirne il sapore quando passeggiamo dentro l'atelier, dentro questi spazi. Oh, finisco perché l'altra volta ho fatto un webinar troppo lungo, non mi ero resa conto del tempo e i webinar di solito sono ci si annoia troppo ad ascoltare. Ma pensate che lo scorso, il primo webinar sulle statue parlanti, ho esposto solamente un quarto del lavoro che avevo fatto. Mamma mia! Fortunatamente per voi, era solo un quarto. Mi sono limitata a parlare delle statue e non dei papi, che okay. Un disastro totale. Io finirei con questa frase scritta da me. Io sono un insegnante di storia dell'arte e quando insegno storia dell'arte in contemporanea insegno la storia, insegno la filosofia e insegno la letteratura, perché l'arte non può essere letta fuori dal contesto filosofico. Impossibile. Impossibile, come dal contesto storico. Quindi ho coniato questa frase, spero che la mia traduzione in inglese sia giusta, ma non lo so. L'arte è il mondo che non ci basta, cioè l'uomo crea l'arte come se il mondo fosse poco per lui. E questa è un po' l'idea, comunque, che nasce questa frase, l'ho fatta io questa frase, ma con l'influenza del pensiero di Heidegger. E Heidegger fa proprio questa distinzione tra l'uomo che esiste, perché tutte le parole che iniziano per e nella lingua italiana significa fuori, esistere significa stare fuori, esprimere significa tirare fuori, educare significa tirare fuori. Quindi l'uomo esiste, come dice Heidegger. Esiste perché l'uomo tra la vita e la morte, lui si concentra sempre qui e qui. Ah, tra il prima e il dopo. È sempre fuori dello stare nel mondo, sempre, sempre fuori. E l'arte è l'espressione di questo stare fuori. Mentre Heidegger dice che l'animale insiste perché vive dentro la vita, in significa dentro e mai fuori. E allora l'animale non si pone il problema della morte, della vita, l'essere o non essere. Per l'animale è dentro, quindi vive, sì, mentre l'uomo pensa sempre al prima e al dopo, diciamo che più dopo che prima. Pensa più alla morte che al prima, diciamo, che ovviamente ha come dire, un bisogno fisico, intellettuale. Mentre l'animale vive dentro e non si pone il problema. L'uomo vive la vita, ma vive continuamente la morte. La pensa sempre. L'animale non pensa alla morte, l'animale pensa alla morte solo nel momento in cui sa che deve morire. Lì pensa alla morte. L'uomo no, l'uomo è un continuo esistere, è un continuo stare fuori. Purtroppo
questa vita. Allora, mi volete fare delle domande? Qualsiasi, voglio sentire la vostra voce. Voglio sentire dunque, la vostra voce. Chi è? Dunque, ciao. No, le voci sono Alessandro. Ciao. Innanzitutto grazie Stefania. Ciao Stefania, beh, innanzitutto grazie anche per le finali pillole di filosofia e per questa frase bellissima. Quindi meriteresti un Nobel solo per quella frase lì. Grazie. Il mondo che non ci basta, veramente superba. E dunque, le domande abbiamo chiesto di farle in chat, ma non ne vedo. Adesso ci comparo sono? Meglio. Aspetta, che le vedo. No, ci sono tanti ringraziamenti e tanti sì, complimenti. Tanti complimenti per te, per il webinar estremamente interessante. Domande vere e proprie in realtà non ce n'è. Grazie! Sono stati dentro con me. Sì, dentro nel museo. erano insistiti nel webinar. Insistevano nel webinar. E dunque nulla, a questo punto io passerei semplicemente a ricordarvi il prossimo di appuntamento che è a Milano per il quadrilatero del silenzio e dintorni. E ringraziare tutti perché è bello vedervi comunque ogni venerdì pomeriggio. E ringrazierei particolarmente Stefania per averci fatto scoprire questi due musei minori. Vogliamo chiamarli così? Certo, a Roma ci sono dei musei talmente meravigliosi che poi musei che altrove farebbero la storia di una città diventano minori in una città superba come Roma. E quindi ringraziandovi tutti, vi diamo appuntamento venerdì prossimo e nulla, vi auguriamo un weekend caldo, felice e gioioso. A presto, grazie Stefania. Bacio! Ciao. Ciao.